qualche episodio sicuramente discutibile, però quattro partite, quattro punti, penso che non se l'aspettasse sicuramente lei per primo, e soprattutto forse la squadra che fa un po' fatica a trovare quel piglio, quella personalità, quella cattiveria anche necessaria per competere per i traguardi che vi siete posti. Sì, è vero, c'è poco da girarci intorno. Quattro punti sono pochi per quelle che sono le partite che abbiamo disputato, per quello che era la difficoltà delle partite che abbiamo incontrato. Però è così, e di conseguenza bisogna trovare il modo di reagire, bisogna rimanere un po' più fermi, più solidi con il pensiero, con la testa, perché la squadra non ha fatto malissimo poi anche oggi, eccetto poi negli ultimi 20 minuti dopo che ha preso gol, negli ultimi quarto d'ora dopo che ha preso gol, che allora lì siamo un po' spezzati e siamo andati a fare le cose senza testa, senza muscolo, senza spirito, e lasciando degli spazi troppo importanti, non soltanto per non subire le ripartenze, ma soprattutto per continuare a mantenere il possesso palla, per essere martellanti. Ed è chiaro che è una sconfitta dolorosa, però poi la squadra per lungo tratto non ha proposto tantissimo in funzione del gol, però è stata in equilibrio, è stata martellante, ha pressato, ci siamo insabbiati un po' al limite dell'area, e bisognava essere più bravi nel riuscire a creare l'episodio, a sfruttare anche un episodio sporco, cosa invece che non siamo riusciti a fare, ecco. Prego, arriva il microfono. Buongiorno, e volevo capire come stava Versalico, che non è andato neanche in panchina, e D'Ambrosio, che è uscito per un problema. D'Ambrosio non, Versalico non c'è neanche martedì, perché ha un problema, quella che è la deduzione medica, è meglio che la chiediate al medico per non fare ulteriore confusione, però martedì non c'è, che è poi la sostanza, e D'Ambrosio c'è da aspettarsi anche che non recuperi, perché ha preso questa botta, per cui c'è da valutare, ecco. Prego, calciomercato. Buonasera. Non è per trovare scuse, si fa complimenti al Parma per la vittoria, però sembra che non sia la prima volta in stagione che il VAR controlli qualche episodio dubbio e non si assegna all'Inter o in favore dell'Inter una decisione che pare abbastanza ovvia. In questo caso Di Marco, insomma, sembra averla presa di mano, e forse ci stava anche un provvedimento disciplinare, si era 0-0 e poteva andare anche diversamente. Volevo capire se lei ha capito come si sta comportando il VAR quest'anno rispetto all'anno scorso, e se ci sono state indicazioni diverse. No, quello non so che quello lì non, su quello non ci sono dubbi, quello è calcio di rigore, punto. Cioè, l'hai messa, o come se forse ci poteva, no, quello è calcio di rigore. Poi se mi viene a chiedere il motivo del perché non si è visto, perché non si è dato, non lo so, ma poi io devo cercare di migliorare soprattutto la squadra, perché può fare meglio di quello che sta facendo adesso, e se individualmente la risposta è quella che abbiamo fatto vedere anche oggi, è chiaro che il mio lavoro non è fatto bene, perché io rimango della stessa idea di avere a che fare con una squadra forte, e naturalmente
di dover trovare poi il sistema o la chiave di farli rendere tutti abbastanza bene, perché secondo me nelle scelte che avevamo fatte inizialmente erano scelte corrette, anche per mettere quelli che sono entrati nel secondo tempo in condizione di sfruttare quello che era stato poi il primo tempo, perché abbiamo buttato qualche pallone dentro nel primo tempo, loro hanno fatto fatica, metto Mauro riposato, è il momento, oppure Politano da ultimo, che insomma, in quella mezz'ora, quei 25 minuti dove può dare veramente qualche cosa di più, ecco. E invece poi non ci riescono, addirittura la squadra abbassa spesso quello che è il lato emotivo della tensione, della cattiveria agonistica, di voler riuscire in tutte le maniere a ribaltare un qualcosa che ti è andato storto. È segno che ancora non ho trovato poi il modo giusto di motivarli, ecco, perché è così, è sotto gli occhi di tutti, insomma, ho delle responsabilità, ecco. Prego, le ultime, qui davanti le ultime due. Eccoci mister, sono qua, sì. Buon pomeriggio. Io invece volevo chiederle un suo pensiero dal punto di vista della realizzazione, delle realizzazioni, perché l'Inter fa fatica a segnare, no? Ultimamente abbiamo sentito anche il CT della Nazionale dire non si può vincere se non si fa gol. Ecco, siccome le occasioni non sono mancate, io le chiedo se in qualche modo ha paura, timore, che qualcosa davanti non stia andando per il verso giusto, se la rosa è corretta davanti, come spesso ripete, con Icardi, con Keita che oggi non è stato proprio eccellente nella sua prestazione. Grazie. La rosa è composta benissimo, la società ha fatto tutto quello che io gli avevo chiesto, noi siamo andati alla ricerca, per dirsela tutta, di un giocatore che fungesse un po' da regista nel primo periodo, se ne è parlato, anche perché poi ci sono tutti quei discorsi che ci hanno accompagnato, non ci siamo riusciti, però la rosa è composta benissimo, le possibilità di coprire qualsiasi, ora se non ci succede poi che si vanno a ripetere delle difficoltà tutte nello stesso ruolo in due o tre elementi, ma se no la rosa è sufficientemente ampia per coprire le doppie partite settimanali, per poter ribaltare una partita, le sostituzioni e mettere gente dentro che ha qualità ed è fatta con cognizione di causa, insomma, ecco. È chiaro che se poi, come dicevo prima, non si riesce tutti a essere in una condizione eccellente da poter fare squadra eccellente, squadra forte, sia mentalmente, come spirito, come muscolo, come solidità di testa, poi diventa un po' più difficile, e in quello naturalmente io devo fare sicuramente meglio, ecco. L'ultima. Mister, buonasera. A parte accennato lei la questione, la squadra non è stata in grado durante la partita, il cambio di ritmo, anzi dopo un'ora molti giocatori sembravano faticare, ecco, secondo lei ha pagato un po' l'ansia da prestazione del dover vincere a tutti i costi, che ha fatto pure perdere lucidità nel momento chiave, e cosa si deve fare per risolvere, visto che comunque adesso ci saranno un po' di impegni particolarmente pressanti e a stretto giro di posta? Grazie. È chiaro che va analizzata sotto questo aspetto qui la squadra, perché per quello che è la mia conoscenza di questi ragazzi qui, non è una squadra arrogante, non è una squadra presuntuosa che pensa che gli venga concesso qualcosa a prescindere perché io sono vestito così e perché mi chiamo così. La squadra, anzi, come ha detto lei, in alcuni momenti sembra tentare di andare al di là, di voler fare di più, e quando poi si innervosisce non gli riesce neanche poi fare le cose più semplici, ecco. Perché poi anche da ultimo un paio di palloni importanti ci sono capitati, molto puliti. A volte io vedo partite anche che giocano gli altri,
le risolvono per un episodio che è anche sporco, non è tanto pulito da diventare facile poi andare a prenderci vantaggio. E invece noi con gli episodi proprio sistemati, come ci sono capitati due o tre, perché oggi ci sono capitati, non riusciamo a buttarla dentro. Ecco, per cui è sicuramente una questione mentale, una questione di testa, e di questo poi andremo più in profondità a analizzare, a raspare più sul fondo, insomma, ecco. Grazie a voi.